Ringrazio Agostino Esposito, 55 anni, per averci raggiunto in studio. Lo ringrazio innanzitutto perché così sono meno solo. Siamo almeno due uomini Ti ho e sentito. questo mi fa piacere. La seconda cosa che mi fa piacere è che siamo entrambi di Napoli e, come dire, mi sento di giocare in casa. Io vorrei raccontare la sua storia, no? Ci vorrebbe un po' Ecco, più. una storia che inizia da ragazzo, da No, giovane. Lei ha sempre lavorato. ho lavorato perché io non avendo conseguito studi superiori, Si quindi arrangiava. dopo la terza media io insomma ho incominciato a guardarmi intorno, ma quei lavoretti Che così faceva? dei ragazzini, il garzone del bar, piuttosto che da noi viene ancora, c'è questa fiera della casa, che era una cosa, un'opportunità per fare un po' di soldi per andare poi insomma, in campeggio libero. In realtà il lavoro serio è arrivato, serio, cioè, Nel 94, no? no, dopo il militare già io... Però quella che sembrava una svolta era il Una svolta sì, era 94, quella, vero? era il Che cosa è successo? 93. E niente, che fui assunto in una ditta appaltatrice delle Ferrovie dello Stato, a cavallo della legge Biagi. Successe questa cosa, per farle capire. E stavamo su passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. Avevamo compiti di ferrovieri, i nostri superiori erano ferrovieri, sullo stipendio pigliato da questa ditta privata, che andava bene. E poi dopo 4 anni e mezzo, La tecnologia la purtroppo, no? tecnologia, Che è insomma la tecnologia successo? Che è che accaduto? andrebbe bene per le democrazie evolute, perché poi cioè, non, la tecnologia serve per non oberare l'uomo, invece no. Il sistema di passaggio a Sì, livello hanno è stato automatizzato il sistema, automatizzato. tutta la tratta. 146 famiglie hanno perso lavoro. 246 famiglie. 246 famiglie hanno perso il Poi lavoro. se, Tra cui così. la sua, tra cui il suo lavoro, no? Asuga, che poi tra l'altro era a cavallo che avevo deciso di mettere su prole, perché mi vedevo tranquillo ed era pure una cosa di appartenere, un lavoro che mi piaceva perché veramente sentivi di servire a qualcosa. Leggendo la sua scheda mi ha colpito una frase, quando lei ha ricevuto la liquidazione di circa 4-5 anni di lavoro, lei ha detto era meglio una pistola. Perché? No, io mi rifer- era una provocazione chiaramente, perché mi sembra che la gente, il governo, insomma, i politici non capiscono che licenziare una persona a 45-47 e dargli questi soldi è come dire qua sta la pistola, mo decidi tu, o ti ammazzi oppure vai a delinquere, perché non c'è. Io ho seguito una vostra trasmissione, tra l'altro bellissima, il mese scorso parlavate proprio di Degli over 50, 50 che sì. però avevano delle capacità e delle competenze superiori, si parlava di competenze manageriali addirittura. E si trovavano, figuratevi un po', insomma, una situazione della mia come tanti. Io mi interessa che la gente arrivi, il fatto che non è un mio caso, è un caso che esiste. Cioè, o si cambia testa o no, perché non c'è possibilità di entrata. Ma anche se vuoi fare lavori umili, ti guardano, dici questo mi muore sotto una pietra, se vuoi fare il manovale, cioè, incomincio a Quindi guardarti da quando così. lei è stato licenziato, era se non sbaglio il 98, no? Sì, ho Lei ha cercato lavoro. trovato anche Però sempre lavoretti. dopo questa busta paga, che parliamo di busta, che ho sempre lavorato, ho trovato altro lavoro con dell'Andria, un padroggino privato, non so, l'equivalente di Valmontone, non so come, un parco Parco giochi. giochi. E anche lì, però dopo 2 anni e mezzo sappiamo, le cronache hanno chiuso. Fa lì questo padroncino, poi provai tramite un'amica ad andare all'aeroporto, però era una stagionalità. E da allora, come E dire, da allora da niente. casa niente. Per fortuna, e da qui il tema della puntata, no? Sì. Per Poi fortuna c'è sua moglie c'è mia moglie. che le dà una mano, che dà una mano al ménage Dava una familiare. mano Perché? Che è successo perché è anche successo che adesso lei, dopo anni che lavorava all'ippodromo, lì? adesso viene All'ippodromo di Agnano. Piagnano, viene pagato con dei voucher. Dei voucher, chiamate così. Dell'INPS. Sì, Sì. chiamato con un tetto di 2200 da non superare, 2200 euro all'anno. Però è notizia di questa settimana che forse questo mese ci fanno un contratto per 2 mesi e gli danno questa busta paga per 2 mesi, per ora. Che c'ha, è una cosa. E quindi questo tetto da 2200 passa a Agostino, 3000. ti posso fare questa domanda? Che significa per un uomo sapere che la famiglia va avanti, che
Perché i soldi li porta la moglie. Ma nel mio caso deve essere molto brutto questa cosa, però nel mio caso non è proprio così. Perché io in ogni caso, con la positività, non riuscirei a stare a casa io. Perché un uomo quando si sveglia la mattina e non sa cosa fare è la cosa peggiore. Cioè veramente, a volte ho lavorato per trovare lavoro, prima ho sentito una frase del genere, che non è uno. È vero, si lavora per trovare lavoro. Fortunatamente la mia positività penso che sia questo. Gli occhi dei miei figli danno una forza. Non ti puoi così fermarti. Agostino, lei però, come dire, nonostante questi incidenti di percorso, no? Lei ha un gran coraggio, perché la sua famiglia ha continuato a tirarla su, sì, grazie all'appoggio ovviamente di sua moglie, insieme a sua moglie. Lei ha due figli, se non ho sbaglio. Due figli, sono grandi. E ci dica un po' che fanno i suoi figli. Uno studia, fa il liceo, sono tutti e due liceali, perché uno ce n'ha 18 e l'altra ne fa 17 a dicembre. Uno sta al linguistico e l'altro sta al liceo classico. Stanno tutti e due al quarto anno. Davvero complimenti per questa tenacia. Io vorrei chiederle quest'altra cosa qui. Lei ha un bene, no? Che è la casa, che è riuscito a comprare. No, però, papà. Perché papà è riuscito grazie all'aiuto di papà. Io volevo chiederle questo. Lei però ha paura di perderla. Sì, sono assediato. Cioè mio padre era un operatore dell'Eternit. Quindi notizia di questi giorni, questa sentenza che è uscita, è morto con l'amianto. Sacrifici per farmi, e mi sento assediato. Perché chiaramente tu incominci a pagare quello che puoi pagare. Quindi Equitalia, ti vengono addosso. Tu hai paura che prima o poi te la ipotechi, no? Fortunatamente dice che c'è una legge, non l'ha ipotecata, sicura lo possono fare. Però non se la possono più vendere. Non possono metterla all'asta. Questo, perché è la questa prima è l'unica casa. Cosa. Però comunque ti senti male. Ti senti... Ogni citofonata non è una... Come avete visto, il signor Agostino è un uomo che si dà da fare, no? Un uomo tenace, nonostante tutto. E qui siamo noi, che è una trasmissione che nasce per fare comunità. Allora, un po' per il fatto, come dire, che siamo gli unici due uomini in studio, un po' per il fatto che lei viene dalla mia città, un appello ad aiutare il signor Agostino, io mi sento di farlo, no? Beh. Se qualcuno, io so, il cuore della mia gente è un cuore enorme, beh. E allora se lì qualcuno a Napoli può dare un aiuto al signor Agostino, farà un favore innanzitutto alla sua famiglia, che merita, e poi farà un favore anche a siamo noi, e noi, come dire, saremo davvero molto contenti se questa cosa si dovesse realizzare. Mi raccomando. Grazie.